Salve a tutti ragazzi, io sono Lorenzo per lo staff di Ultimate Team FIFA Italia e oggi siamo qua con la recensione dell'attaccante più chiacchierato del momento, il fenomeno dell'Leicester, Jamie Vardy, nella sua versione second in form. La carta si presenta con un 80 di overall, più 5 rispetto alla sua versione gold non in form e più 2 rispetto alla sua prima versione in form, e con statistiche eccezionali sia sulla carta che in game. Spicca subito il 92 di velocità, che si divide in 90 di accelerazione e 93 di velocità scatto. Valori veramente ottimi, e soprattutto per chi gioca in contropiede o con ripartenze veloci. Infatti Vardy riesce ad attaccare bene gli spazi e inserirsi centralmente, e se davanti a sé a campo libero risulterà imprendibile per praticamente tutti i difensori. E arriviamo subito alla caratteristica che più mi ha sorpreso di questo giocatore, ovvero il tiro. Vardy ha infatti 81 sulla carta, con 81 di posizionamento, 82 di finalizzazione e 84 di potenza tiro. Con lui sono riuscito a segnare in ogni modo e da ogni posizione, di potenza, di precisione, al volo, sul rigore e anche su punizione, nonostante abbia solo 54 di precisione punizioni. E l'unico piccolo contro sono le tre stelle piede debole, infatti capita che spesso col sinistro sbagli la conclusione, qualche gol ci sta di sbagliarlo. Vardy ha anche ottimi valori di dribbling, con 80 sulla carta, che si divide in 81 di agilità, 77 di controllo palla e 82 di dribbling puro. Valori forse non altissimi, però per una prima punta vanno più che bene, perché comunque nello stretto riesce senza problemi a liberarsi dei difensori, grazie appunto all'ottimo controllo di palla. E l'unico problema lo ha a volte con i difensori molto molto fisici, quelli molto forti, perché nonostante sulla carta abbia 80 di fisico, Vardy ha 72 di forza fisica e 74 di equilibrio, e quindi spesso sui contrasti spalla a spalla va in terra. O comunque è facile che il difensore rubi palla. Possiamo comunque contare sulla velocità di questo giocatore per evitare appunto i contrasti. E Vardy non ha valori difensivi molto elevati, come quasi tutti gli attaccanti, però grazie al suo alto di work rates e al 91 di aggressività, ma soprattutto al 97 di stamina, riesce a pressare in maniera asfissiante i difensori avversari dal primo all'ultimo minuto di gioco, soprattutto se nelle istruzioni giocatore mettiamo presso i difensori. E un altro contro di Vardy possono essere i passaggi. Ha infatti 67 sulla carta, con 71 di corti e 54 di lunghi. Non me la sento di inserirlo come vero e proprio contro, perché se si usa Vardy come unica punta, difficilmente passeremo la palla ai compagni, dato che è lui il riferimento offensivo e quindi l'azione 99 volte su 100 la concluderemo con lui e non con qualcun altro. Potrebbe creare qualche problema però se lo facciamo giocare al fianco di un altro attaccante. Infatti è possibile che sbagli il passaggio decisivo per mandare in porta il compagno. E quindi dipende molto dal modulo e dal vostro stile di gioco, ma per come gioco io non mi ha dato nessun problema. Un altro contro di Vardy può essere il colpo di testa. Infatti ha un valore di 65 di precisione di testa e solo 55 di elevazione, e considerando che è alto 1,78 m e che su questo FIFA è più difficile segnare di testa, sarà quasi impossibile farlo con lui. Infatti nel modulo che ho usato, che è un 4-3-3 con il trequartista che potete vedere all'inizio del video, mi sono ritrovato a non sfruttare quasi per nulla i due esterni e a non crossare mai al centro perché era inutile con Vardy nel mezzo. Però ho sfruttato molto un'altra caratteristica di Vardy, che è appunto l'inserimento centrale. Infatti riuscivo a servire Vardy verticalmente con un passaggio filtrante e è stato fondamentale qua giù il scegliere un trequartista con valori molto elevati nel passaggio. Nel complesso Vardy è un giocatore molto buono, soprattutto per chi gioca in contropiede o a chi piace far giocare l'avversario e poi ripartire velocemente. Quindi, ricapitolando per Vardy, tra i pro assolutamente il tiro, la velocità e la stamina. Mentre tra i contro, le tre stelle piede debole, il colpo di testa e i passaggi, che metto tra parentesi perché, come ho detto prima, dipendono molto dal vostro stile di gioco. Quindi, per concludere, il voto finale che do a Vardy è 8. Detto questo, vi saluto e ci sentiamo alla prossima recensione. Ciao!